passato come stai? Hai chiesto il cambio? Buonasera, credo che mi sono fermato in tempo. Poi in settimana vediamo, per forse facciamo un esame, non lo so, però credo che mi sono fermato in tempo. Ma qual era il problema? Sempre quello dell'altra volta oppure un altro punto? No, siccome ho preso una botta a Novara sul polpaccio, ha fatto correre male e mi si è indurito un po' il flessore. Allora, insomma, hai chiesto il cambio, peccato perché, insomma, avete fatto un gran primo tempo, un buon inizio di secondo tempo, poi però vi siete persi l'ultima mezz'ora. Sì, abbiamo fatto soprattutto un ottimo primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a replicare la prestazione nel primo tempo e nel secondo, abbiamo preso questo gol un po' sfortunato, però avevamo anche reagito, avevamo creato l'occasione per il 2-1, purtroppo per ora il 100% non basta, dobbiamo avere qualcosa in più perché così non basta. Ma cosa succede quando appunto si prende questo gol e dopo si fa una fatica terribile? Succede che non è facile, nel calcio hanno momenti di difficoltà le grandi squadre, parlo di Inter, Milan, Juve, Napoli, quindi figuriamoci noi che giochiamo in Serie C. L'unica cosa che posso dire è che bisogna rimanere uniti, compatti e dare quel qualcosa in più tutti dal primo all'ultimo. Spiacere è legato al fatto che si era vinto a Novara, si voleva tornare a vincere qui, che la vittoria manca da fine dicembre, e si voleva fare questo salto di maturità, questo salto di qualità che vi manca per poter dire ok, adesso andiamo ad aggredire la zona playoff e guadagnare posizioni, e non si riesce. Sì, purtroppo diciamo sempre le stesse cose, però commettiamo quasi sempre gli stessi errori, quindi secondo me bisogna stare zitti e bisogna pedalare e dare di più. Dare di più, insomma, non è che l'impegno non si veda, però c'è proprio quell'attimo, magari quella disattenzione che... Cosa vi succede? Vi siete dati una risposta? Ve lo siete detti? No, a livello di impegno non si può dire nulla a questa squadra, perché fino dal primo all'ultimo anche chi entra dà tutto, però manca la concentrazione, la cattiveria in più, quei piccoli dettagli che poi alla fine fanno la differenza. Adesso si guarda avanti, però le partite sono sempre meno, diventa sempre più difficile, non che i playoff non ci siano o non possano arrivare, però sai, magari il tifoso un po' si disillude che poi si possa fare un cammino che sia vincente, no? No, la nostra testa deve essere solo partita dopo partita, quindi noi sappiamo che dobbiamo raggiungere un buon posizionamento per i playoff, perché meglio ti classifichi meglio è, però noi dobbiamo pensare alla partita alla volta e cercare di vincerle tutte.